palco. Le tue fise ci fanno sognare ed innamorare. Quando canti alla vecchia maniera o con Filomena, la musica va, la tua fisa ci incanta e per un momento il tempo si ferma. Eccoci qua, amici di Fisarmonicando, puntata numero 26. Fra poco è Pasqua, quindi dobbiamo festeggiare tutti insieme con degli amici, con la mia dolce metà, l'Antonella, e il mio tre quarti, Paolo Bertoli. Ciao Marco, ciao Antonella, ciao a tutti. Ciao Paolo. Come va Antonella e Paolo? Bene. Bene, come ci vedi? Come sempre. Antonella, adesso sei bellissima. Grazie. Poi ho una dedica particolare per te, perché è spasimante che ti vede nel deserto in raggi. Oh, mamma mia, ha bevuto allora. No, normalissimo. Va bene. Fai subito una domanda così secca a Paolo Bertoli, tipo, cosa sei venuto a fare? Allora, Paolo, guarda, l'ho conosciuto quest'estate a Bedonia, lo vedo sempre in televisione, lui è presente sempre con la sua bella orchestra, belle canzoni che io cantavo, che ho cantato. Grazie. E quindi gli faccio solo i complimenti, perché so che partecipa al Microfono d'Oro, ad esempio, quindi con che canzone partecipi? Questa è la domanda che mi viene così. Mi è nuova. È nuova la canzone? È nuova, dillo tu, dai, i nostri telespettatori già lo sanno, lo abbiamo citato. Da cosa nasce cosa? Sta ottenendo un grande successo e devo ringraziare tutte le persone a casa che stanno chiamando per votare questa canzone, mi fa molto piacere e ringrazio di cuore. E che possono ancora votare, no? Perché c'è sì, tempo. Sì, certo, c'è tempo. Certo, vi cito subito, no, ma li citiamo dopo. I numeri sono veramente tanti, gli amici di Paolo, amici di Fisarmonicando, quindi stanno chiamando da tutta Italia proprio per selezionare da cosa nasce cosa, la versione di Paolo Bertoli, no, ricordiamo che poi è la sigla di Fisarmonicando, poi Paolo giustamente ha cambiato alcune cose perché... Diciamo che l'abbiamo adattato a tutte le orchestre. A tutte le orchestre, perché noi dicevamo dai guardaci TV con Fisarmonicando, quindi già quello era da togliere, no? Giusto, sì, Antonella? Sì, una cosa particolare proprio per la, come sigla della trasmissione. E poi hai cambiato un attimino anche il ritmo, no? L'hai fatto... A tempo di cumbia, al tempo che sta andando molto adesso, infatti sono tante orchestre che hanno richiesto questo brano o che lo eseguono anche in serata. Comunque io dico una cosa ufficialmente, comunque vada... Noi non lo sappiamo, ma vi posso garantire che La Cosa Nasce Cosa è stata veramente richiesta da tanti, hanno votato tantissime persone, quindi per noi è già una vittoria. Vero. Quindi Angelotto, hai sentito cosa ti ho detto? Noi abbiamo già vinto, quindi, però ci vedremo nella finalissima, che dici? Speriamo. Angelo le l'ho buttate lì così. Certo. Le l'ho buttate lì così, tanto... Sì. Lui capisce, sai, certo. Angelotto. Ciao Angelo, bell'uomo. Bacione. Partiamo? Partiamo. I numeri li vedete in sovrimpressione, non ve li cito più. Una cosa vi chiedo per cortesia. 0385 40 501, parliamo esclusivamente di fisarmoniche. Non faccio come Fantozzi. Non chiedetemi CD, quello è il numero aziendale, quindi vi prego, io sto lavorando, mi bombardano di telefonate, di complimenti. Ma dov'è Antonella, quella bella donna? Perché ma dove abita? Oltre a fare il conduttore, vai Marco, ogni tanto lavora. Si è messo a lavorare? Sì, ogni tanto. Giusto. Poi vi faremo vedere un po' la nuova by Marco Super King, abbiamo rispolverato il logo della vecchia Lucchini, insomma tante novità. Partiamo ufficialmente, andiamo a Roma con Giovanni Corsi che ci fa ascoltare La Doccia e poi il primo motivo di Paolone Bertoli, che è un bellissimo tango. Giusto, che fa parte dell'ultimo CD. È caldo come tango. Caldissimo. Dillo il titolo. Tango di fuoco. Lo dedico a Antonella perché lei è una donna caliente. Oh, hola, vamos. Hola. Thank you.
We'll be right back.
di fuoco dall'ultimo CD edito Bagutti. Giusto. C'è lo zampino di Marchini? Beh, lo salutiamo il mio editore. No, io non lo saluto più. Vai, saluto io. Ciao. No, lo saluto più. Perché? Perché non può, cioè non si può, tutti lui li fa i dischi, adesso stai preparando quello nuovo, è giusto? Ci sarà motivo, Marco, scusa. Lo farà ancora Marchini. Certo. Poi cosa ho io? Ti ho preparato anche due pezzi se non eri nel disco nuovo. Giusto. Simpaticino. No, vai, se possiamo dirlo, non lo no, so. No, aspettiamo, dai. Sono due, una bella tarantella. E un valzerino. E un valzerino bello, proprio alla vecchia maniera, no? Ballabile, orecchiabile. E poi faremo, lo diciamo in anteprima, questo lo possiamo dire, un bellissimo video sulla, se vuoi salire sulla scala, Antonella. Io salgo sempre sulle scale. No, ma è una scala, certo. È una scala particolare, perché noi abbiamo in mano un pennello e tu devi... Ah, io dipingo? Beh, ti spiego. Bene, va bene, sì, spiegami poi, perché io non ci arrivo, sai, non sono molto... Quando uscirà questo, Paolo? Quest'estate. Siamo da giugno, speriamo che sia pronto. Sarà un bel disco comunque. Speriamo. Come tutti, dai, del resto. Diciamo che lascio detto alla gente di decidere se... Fino adesso... Non hai sbagliato, dai. Per adesso. Andiamo con alcuni saluti, sono tantissimi. Sì, ci sono tanti saluti, allora ne leggiamo qualcuno. Allora, ciao by Marco, vorrei ascoltare Tutto Pepe, siete forti, Simone. Quindi ciao Simone. Grazie. Ciao da Stefano, salutini a tutti, quindi tanti salutini. Ciao. Bella salutini. Salutini, bello, Ciao Marco, un saluto a tutti voi e da Tonino Stellato, da Simone. Vabbè, salutiamo Tonino, Simone ti saluta. Ciao. Buona serata a tutti, complimenti, un abbraccio a Barbara Strollo dal Fornaretto di Cavriago. Barbara Strollo è stata nostra ospite, passiamo i video come del resto tutti conosco. Saluto anch'io Fornaretto, che lo conosco molto bene. Lo conosci bene, sì. Quindi ciao Fornaretto. Anche su Facebook se non è... Sì. Ciao e grazie. Ciao, sono Irene da Milazzo, vorrei dedicare a mio padre Via col Vento di Giuseppe Santamaria. Aspetta, non so se l'abbiamo in scaletta. Se non l'avremo comunque prossimamente, ci accontenteremo, cerchiamo di accontentare tutte le richieste che sono davvero tante numerose. Allora, questo non so, sarà per Marco o magari per Paolo. E quella dedica? Ma vai, leggila. Allora, sei una bellezza mediterranea. Grazie. Uno splendore orientale, stupenda come il mare. Stupenda. Guardare te è come vedere un miraggio in mezzo al deserto. Un bacio da Bartolomeo da Barcellona. Wow. È per te? Per me? Di qualcosa senza parole. Di qualcosa a Leo. A Bartolomeo? No, un bacio. Continua. Però Antonella Bartolomeo sta bene, eh? Ma Bartolomeo sarà il nome, scusa, non sarà il cognome, no? Vuoi dico dire? Antonella e Bartolomeo annunciano il loro matrimonio nella chiesa di Milazzo. Barcellona. Barcellona, va bene. Non sta male. La città è bella. Città bellissima. Cosa ha detto che è? Sei un miraggio? È come vedere un miraggio in mezzo al deserto. Qualche bicchiere di rosso, magari un paio d'occhialini, no? Però è molto romantico, bellissimo. Fa piacere. No, grazie. Ancora una, poi andiamo in musica. Poi ti do il cellulare di Bartolomeo, ce l'ho. Va bene, ok. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Un bacio a Marco da parte di Alessia. Grazie, Ale. Buon gustaia. Sono come un aquilone che vola nell'universo. Nell'universo. Ascolta, allora parliamo innanzitutto anche di quello che accadrà come ogni anno. Ad agosto questa bellissima manifestazione che ormai è una tradizione, no? Giusto, del Parmense, possiamo dire così, giusto, in provincia di Parma Bedogna, che è Fisarmonica sotto le stelle. Quest'anno, come ogni anno, avremo un premio alla carriera e un premio alla memoria. Memoria, sì, il premio alla carriera quest'anno sarà Massimo Andreotti, grande amico, grande collega, e poi il premio in memoria invece a Gigi Lucchini. Che dopo tanti anni fa molto piacere. Ci hai fatto una bellissima cosa, dedicarla a Gigi, penso che se la merita. Che lo meriti, dopo giustamente aver premiato l'amico Elvizio Stocco, altro grande artigiano di Stradella. Gigi Lucchini ha fatto un po' la storia insieme a Tino delle fisarmoniche di Stradella. E poi Massimone Andreotti, insomma, dopo tanti anni, sebbene rimasto fulminato, è giusto che venga premiato la carriera. Giusto, poi insieme ci sono tanti altri ospiti e tante novità che va a finire questa manifestazione, non solo fisarmonica. Non puoi darci un... Non dico niente, da vedere. Io vi posso dire una chicca, vi darò una chicca, che sarò per l'occasione
sapete che io non vado mai con le fisarmoniche a Bedonia, dovrò pitturare l'appartamento di Paolo Bertoli quel giorno. Quel giorno lì, ecco il pennello, cosa col pennello. Vedi, allora. Questa è una chicca. Okay. Però quando l'avete detto, si può dire? 19 di agosto. Ok, quindi segnatevi la data. Antonella, ci sarai? Ma io, guarda, non so dove sarò allora, ma sono nel mondo, quindi posso anche essere lì. Bedonia fa parte del Bedonia, l'anno scorso c'ero più che volentieri, sì. È stata una serata bellissima, mi ricordo, un ottimo ricordo, quindi perché no? Dai, sarai dei nostri. Certo, col pennello, vengo a aiutarvi. Insieme a Paolo Bertoli. Certo. Dai, andiamo in musica, un bellissimo video storico, Sandrino, Piva e Manolito, quindi un video che bellissimo. Ha, adesso non so quanti anni, circa oltre 20, li ascoltiamo con fisarmonicata, e poi la nostra Lellina che ci propone un brano. Sì. Mi sono divertita a cantare questa canzone, che era un successo di Claudia Mori, gli anni 70, direi parecchi anni, e lei lo cantava con il suo Adriano Celentano, no? Io ho un amico, Fabrizio, che saluto, che è il mio Adriano, e quindi abbiamo fatto questo pezzettino insieme. Ecco, tu gli hai detto con Fabrizio non succederà più. È una cosa generica, dai, è una canzone, insomma, non andiamo adesso a vedere. Comunque, voglio dire, ogni riferimento a fatti e persone è puramente, ma certo, casuale. Non ma come voluto. Sempre, come tutte, certo, le cose. Certo, no? Andiamo, certo, andiamo, bene. Agevoliamo il filmato. Olé.
Beh, ci siamo dimenticate di salutare tutto lo staff. Certo, insomma, la nostra amici. Ormai è la piovra umana per tutti, quindi per tutta Italia, il nostro Giorgio Pezzoni, computer Pezzoni in qua di Stradelli, insieme a Marco Pezzoni. Abbiamo in regia, ma abbiamo la 4? No, abbiamo in regia, come sempre, Michael Cagiada ed Alberto Piccolini, che salutano Sharon da Bergamo e Valentina dalla provincia di Pavia, che sono le loro compagne. Oh, che bello! Bene. E io saluto la mia compagna di viaggio, che è Tiziana, che anche lei è di là in regia, viaggia sempre con me. Che donna affascinante, Tiziana. Yes. Se non fossi sposato, guarda, le farei il filo. No, veramente? Certo. È dolce. Molto. Mi piace. Grande amica. Poi dobbiamo, la scenografia sempre bellissima. Michela Rapuzzi è un salotto, da Genova, che tu conosci. Michela si è esibita a Bedogna con la sua fisarmonica azzurra, e il nostro Vito Bonura dalla provincia di Cuneo. Allora, Paolo, abbiamo detto tante novità, ma c'è, dopo 20 anni di professione, un sogno nel cassetto per Paolo Bertoli? Ma diciamo che io sono già contento così. Quest'anno sono 30 anni che suono la fisarmonica e 20 anni che ho l'orchestra. Ogni anno aumentano le serate, speriamo che continui così. Ho una formazione di ragazzi giovani, è una famiglia più che una famiglia, è una squadra. Quando ci divertiamo, quando si lavora, si lavora. Quindi questa è la carta vincente dell'orchestra di Paolo Bertoli, giusto? Diciamo bello di sì. Però è un'orchestra molto simpatica. E poi l'orchestra di giovani ha delle colonne portanti, come la cantante, no? Se non erro, che saluto e che conosco, adesso non so da quanti anni, ma sono veramente, veramente tanti. Bello. E oltre a questa orchestra, Antonella, Paolo ha una scuola di musica, un'accademia musicale, non so in quanti siete, tantissimi ormai. Sì, in quest'anno facciamo il primo concerto di questa scuola e parteciperanno più di 60 allievi. Addirittura, bellissimo. Che purtroppo qualcuno è un po' timido, allora ha detto preferisco di non. Qui andiamo a salutare anche Calle. C'è anche Calle. Bertone, grande, un bacio. E poi anche Andrea Gianbruno. Città, chi dobbiamo salutare? Calle, Andrea? Beh, poi io dico quella che è la Bai Marco, poi gli altri sono tutti i ragazzi della mia orchestra che insegnano in questa scuola. Che è a Bedonia questa scuola? Sì, a Bedonia, sì. E quindi ricordatevi, insomma, di questa scuola. Quindi si vuole iniziare ad avvicinarsi a uno strumento, non so, ci sarà anche canto, immagino. Sì, noi abbiamo musica e canto. Abbiamo canto, basso, chitarra, batteria, tastiera, fisarmonica, e poi abbiamo anche un insegnante che arriva dalla Scozia, che insegna la cornamusa, il piffaro, il violino, però due tipi di violino, anche quello da strada che si chiama fiddle. E the pipe whistle, che è un piccolo fischietto. Ah, quello fischiettino, sì. Molto bello. Come si pronuncia poss? Pipe whistle. Pipe whistle. Sapevi? The pipe è nel senso di pipa, diciamo, sì. No? E poi fischiare. Beh, insomma, lei ha studiato lingue. Sì, certo. Vogliamo salutare qualcheduno? Sì, e i saluti continuano ad arrivare, quindi ne dico qualcuno velocemente. Ciao Marco, vorrei salutare i nostri amici Erika e Andrea da parte di Clara e Dario. Quindi un saluto. Ciao Erika, ciao Andrea. Ciao Bai Marco, ti vedo in ottima forma. Sbagliante, nonostante con la Fisa Super King che hai creato. È vero. È un capolavoro, complimenti a tutto lo staff. Federico da Valdagno. Valdagno è in Veneto, Vicenza. Direi di sì, direi di sì. Se non erro, Sì. Non lo so. Poi, dal Veneto torniamo in Sicilia. Un saluto a tutti voi da Pippo Galati da Tortorici, provincia di Messina. Quindi salutiamo la bella Sicilia. Ciao. E un saluto dal Brasile, ma qui siamo in mondo visione. René Nord. Dal nostro amico Renan Goulart. Sì, adesso esatto, non so se era pronuncia. Che saluto, abbraccio, grazie per i complimenti. Arriviamo in Brasile, grazie naturalmente alla streaming web TV, no? Tu pensa, Paolo, che siamo arrivati a 1 milione di ascoltatori di click su YouTube. Che bello. Perché YouTube ci ha dato qualcosa, lo spazio, lo citiamo sempre, per caricare tutte le puntate. Sai che generalmente si possono caricare 10 minuti, YouTube ci ha dato questa possibilità di caricare tutte le puntate di Fisarmonicando. Abbiamo 1 milione di click, oltre ai 40.000 di Fisarmonicando.it. Quindi una bellissima soddisfazione, quindi abbracciamo e salutiamo gli amici del Brasile. Poi senza dimenticare tutte le TV digitali, a parte la Sky 932, Carpe Diem. Siamo arrivati a 15 emittenti televisivi, anzi saluto gli amici di Piuvale TV che ci stanno guardando in digitale nelle province di Brescia, Bergamo e Sondrio, una nuova emittente, e poi gli amici che ci stanno guardando sempre sul digitale
a Caffè 24 sui canali 609 e 666 per il Veneto e per il Friuli, naturalmente a livello europeo Sky 932 e poi tutte le altre emittenti televisive. Quindi in ogni dove siamo in ogni dove, e dalla prossima stagione aumenteranno, perché col digitale poi vedremo un po' cosa combinare. Facciamo vedere questi due capolavori. Eccoli qua, abbiamo ripreso la cromatica Super King accordatura, ve lo dico, originale alla Giraldi, quindi alias Castellina, è proprio come la vecchia Lucchini di 40 anni fa, l'abbiamo un po' rimodernata con l'Aquila, però l'accordatura è quella originale. E poi naturalmente il modello in tango, quella blu, ecco, vedete l'Aquila messa sul lato con un traforo particolare, questa è l'originale Giraldi, quindi un prodotto artigianale garantito a vita. Grazie regia, grazie Giorgio, grazie a tutti. Quindi per averle cosa fanno? Devono chiamare il numerino, tu sei sempre qui, quindi tutti i giorni, anche il sabato volendo. Ma certo, ma anche la domenica mattina, basta che vengano con i soldi. Certo. Sai, io sono un po' venale come Paolo, cioè noi ci divertiamo e poi però quando bisogna lavorare giustamente bisogna essere pagati. Beh, giusto, insomma. Paolo, che dici? Giusto. È fondamentale, no? Anche perché investiamo tanto, tu sei uno di quelli. Sì. Questo lo sottolineo perché Paolo è veramente uno che investe. Quindi chi semina poi. Beh, però a ritorno, devo dire, perché l'orchestra comunque è conosciuta e apprezzata. Allora lanciamo, perché penso che siamo in ritardo, Massimo Andreotti, quindi premio la carriera 2011 a Bedonia con Forza Max, poi arriva il nostro Paolo Bertoli con un bellissimo motivo, l'orchestra Cuore Paesano, no? Sì, Cuore Paesano è il brano che porta il titolo del disco, brano scritto da me insieme a Del Nevo, e a tempo di Begin. Quindi lo ascoltiamo per gli amici di Fisarmonicando e poi arriva l'amico Morris con Primula e poi rientreremo in diretta qui con Vai Marco, Paolo Bertoli e Il Miraggio nel Deserto. E Il Miraggio nel Deserto, quello lì mi sa. Bartolomeo. Bartolomeo, mischialo con l'acqua ogni tanto. Thank you.
tempo è già passato, care foto un po' ingiallite, vi ho vissute, vi ho sentite, qui la gente sorrideva, anche con poco, quasi niente, perché aveva un grande cuore e devote era l'amore. Cuore, cuore paesano, mi ricordi la vita di un tempo, i bei campi di grano e le donne a filare la lana sedute in cortile. Ritrai l'infanzia mia, mi trasmetti il suo calore, quel sapore, l'allegria. Qui la terra aveva un nome e una lacrima un padrone, una storia, una leggenda, e la vita scorre lenta. Cortile.
Rientrate negli studi di Fisarmonicando. Ragazzi, se me lo permettete, facciamo un blocco, un lancio veloce. Vai. Vai. Perché siamo un po', lunghi, la e poi ritorneremo bella, insieme a Paolone Bertoli. Allora, arriva Roberto Polisano, richiesta con La mamma è una stella, poi andiamo in fascia pubblicitaria e guardate anche lo spot degli appuntamenti di Fisarmonicando, fra cui naturalmente la Sicilia e Bedogna, e poi ascoltiamo Bai Marco con Suona la Fisa. Quanto tempo è passato, sul tuo viso segnato, affanni e pensieri. Oggi mia cara mamma, anche se non lo credi, sei più bella di ieri. Le rughe sul tuo viso raccontano la storia di tutta la tua vita. Senza mai un lamento, a tutto hai rinunciato, quanto amore mai dato. Mamma, ti voglio donare quel piccolo sogno che porti nel cuore. Stasera ti porto a ballare e tra le mie braccia ti voglio cullare. Che bello vederti serena, il tuo viso risplende più della luna. La mamma cresce, ti cura, ti è sempre vicina. Se io penso che a volte hai parlato ad un figlio distratto e sgarbato, ti gridavo stai zitta, mi sentivo migliore perché avevo studiato. Perdonami mamma, solo adesso capisco che ho sempre sbagliato. Ma tu mi sorridi, lo sento nel cuore, mi hai già perdonato. Mamma, ti voglio donare quel piccolo sogno che porti nel cuore. Sera ti porto a ballare e tra le mie braccia ti voglio cullare. Che bello vederti serena, il tuo viso risplende più della luna. La mamma ti dona la vita, ti cresce e ti cura, ti è sempre vicina. Un'altra musica con le Fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34, telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. I prodotti By Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizio autostradali. By Panda, telefono 0385 27 75 52, sito internet www.bypanda.it.
C'è un posto dove non hai bisogno di parole per farti capire, di paragoni per farti sentire bene, di sensazioni forti per poterti emozionare. Questo è l'agriturismo Il Rio e tu sei il suo ospite. I bambini hanno spazi verdi attrezzati per giocare, altalene, scivoli e una pista go-kart per una divertente corsa. La possibilità di una passeggiata a cavallo o a piedi, un attimo di stupore mentre assaggi la raffinata cucina del Rio, la tua cena o pranzo contornato di risate, musica e relax che creano un'atmosfera ed un'esperienza unica. Tutto questo e molto altro è l'agriturismo Il Rio. Bene, parliamo della ditta Bonpezzo di Castelfidardo. Elevata qualità e rispetto della tradizione fanno della ditta Bonpezzo un'azienda giovane ma con una grande esperienza. La ditta Bonpezzo opera a Castelfidardo in provincia di Ancona, l'altra parte della fisarmonica, e di questo storico strumento ad ancia ha saputo cogliere i suoi aspetti popolari portandolo ad un livello qualitativo molto elevato. La lunga esperienza, la cura minuziosa dei dettagli e la continua ricerca fanno degli organetti Bonpezzo prodotti all'avanguardia molto apprezzati in tutto il mondo dai professionisti e rigorosamente formativi per i principianti. Giampaolo Bonpezzo e il suo staff hanno creato una vasta gamma di organetti in legno e celluloide con un rapporto qualità-prezzo molto competitivi. La ditta Bonpezzo è sita a Castelfidardo in provincia di Ancona e per ammirare l'intera gamma dovete digitare sul web www.bonpezzo.com. Infoline 071 7823 272. Bonpezzo, ditta giovane, strumenti come una volta. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Viva la Pisa, viva la Pisa. Bravo, eh? Sei un bel uomo, sei un bel uomo. Appuntamento a questa sera, si va giù in piazza nella Valera, la fisarmonica sta per suonare le belle note che ci fanno ballare. Mi raccomando, non ritardare, sarà un bel modo. Suona la fisarmonica, tutti quanti giù in pista,
Bentornati, bentornati a Fisarmonicando, noi siamo in diretta qui dagli studi di Stradella, eh. Il nostro Bai Marco ci ha lasciato soli. È scappato. È scappato, ha detto guarda che copia, ne facciamo noi senza di lui, vabbè. Allora, io devo dire che il nostro amico Paolo Bertoli partecipa al microfono d'oro con la canzone Da cosa nasce cosa. Giusto. Quindi dovete votare, ringraziamo già chi ha votato finora, però ricordiamo che come so fare. Che sono in tantissimi. Tantissimi, però dovete essere di più, di più, di più. Allora, per votare è sufficiente mandare un SMS al 366-6626-706 oppure chiamare il numero di Radio Z 0363-54111 e dite voglio votare Da cosa nasce cosa per il microfono d'oro dell'amico Paolo Bertoli. Allora Paolo, però io so che tu sei abbronzato, tutto bello rilassato perché sei tornato da siamo una appena tornati dalla crociera. Dove siete stati di bello? Abbiamo fatto il giro del Mediterraneo. Intanto voglio salutare tutti gli amici che erano con noi e voi abbiamo conosciuto tanti amici dall'estero, italiani, ma anche gente dall'estero che con questo giro del Mediterraneo e poi con questa nave Costa Magica, bellissima. Molto bello. Queste sono occasioni veramente, non bisognerebbe mancare perché si ha l'occasione di visitare posti fantastici con belle orchestre, in questo caso quella di Paolo Bertoli, perché c'era tutta la vostra orchestra. Sì, c'eravamo tutti, sì. Benissimo. Senti, andiamo in musica però, andiamo. Bisogna andare in musica perché poi Marco mi sgrida che siamo troppo, continuiamo a parlare. Allora, arriva subito Paolo Bertoli con I Have a Dream, che è bellissimo. Sì, abbiamo fatto a tempo di cumbia I Have a Dream con un inedito che si chiama La mia favola. Benissimo, quindi è ballabilissimo, una bellissima canzone. Poi Giuliano e Baroni con Malinconia e ne lanciamo un altro, via, tre, con Luca Sbardella che arriva dal Lazio, campionissima, Luca Sbardella che sarà anche lui in Sicilia fisarmonicando, quindi tre brani, rimanete con noi, intanto noi andiamo a cercare Marco perché non lo chi so, ma lo vedo male al di là del vetro, Marco, arriviamo,
se ripensa ai miei giorni con lei, tutto quello che ha fatto con me, nelle notti di grande passione abbracciata al mio cuore. Neanche un nuovo amore potrà cancellare nell'eternità una lacrima, un pianto, un sorriso, ogni piccolo gesto, il ricordo di lei. Malinconia, vattene via, corri lontano da me, i miei ricordi con lei non ti appartengono più. Malinconia, vattene via, io posso star senza te, la primavera vera giovane tenera età, l'incoscienza della fantasia, ogni giorno sentivo il calore, era sempre più mia. La mia rondine non tornerà, il suo nido altrove farà, e io qui a ricordare il sapore che il tempo nel tempo conserverà. Malinconia, vattene via, corri lontano da me, i miei ricordi con lei non ti appartengono più. Malinconia, vattene via, io posso star senza te, la primavera verrà
Beh, sono andato a bere un caffè a mettere a posto la notina a Paolo Bertoli perché aveva una notte. Oh, Marco, hai rotto la mia Lucchini 9, ha dentro un pelaccio lungo così dei suoi, che se quando si fa la barba poi tutto a posto, perché mi fa sempre, sempre lavorare. Allora, salutiamo tutta Italia, tutte le emittenti, ne parlavamo fuori onda, che ci guardano a livello nazionale su Sky, tutte le regioni italiane che ci stanno trasmettendo in digitale, gli amici di YouTube, gli amici di fisarmonicando.it e gli amici di Italiani all'estero che ci seguono ogni lunedì sera dalle 22 alle 23.30 in tutto il mondo, tutto il grazie mondo. A Italiani all'estero. Quindi, bellissimo. Saluto l'amico Mauro da Parigi. Che dici, Paolino? Abbiamo fatto una bella cosa in questi tre anni con fisarmonicando. È stato una molto, bella anzi, devo farti tanti complimenti che... È stata una bella idea, dai. Sento tante persone che ti seguono e il venerdì sera sono lì davanti alla TV, cioè, a guardare il fisarmonicando. Testimoniato su Facebook, oltretutto, che ogni tanto chattiamo con i tuoi fans e chi segue il fisarmonicando e richiedono appunto Paolo Bertoli, ma questo è un piacere. È come un piacere che richiedono Antonella, questa bella presenza femminile, vero Giorgio? La compagna, cioè, d'avventura. Non eri così però prima, all'inizio. Ero diversa. Sei strano. Ero più giovane, sono strana. Ma se hai un fisico perfetto. Sì. Veramente. Miraggio nel deserto anche tu. Ma dai, questo miraggio, dai. Se mi è rimasto qua ormai. Andiamo in Sicilia con Ciro Pravatà, giusto? Sì, non l'avevi giusto. Lanciato? No, giusto. E poi in anteprima, quasi in anteprima diciamolo, il filmato di Da Cosa Nasce Cosa. Con l'orchestra. Con tutta l'orchestra? Con tutta la banda. Quindi votate. In cambio cosa gli daremo? Li suoniamo Da Cosa Nasce Cosa. Con i politici. Un appartamento in affitto a Bedonia. Beh, Bedonia, guarda, si sta benissimo. Benissimo posto. Benissimo, quindi. Votate. Thank you.
sempre una gran festa. Oh mamma, che bello, mi fai girar la testa. Son tanti gli amici, unisciti anche tu. La musica vicina, la fisa ancor di più. Cantando in compagnia, facciamo para onda. Con tutti i nostri amici, si parte, siamo in onda. Si accendono le luci, la musica che va. Sarà una gran serata, con fisa volontà. Da cosa nasce cosa, magari una sorpresa. Un bacio dai ci scappa, stasera il vento in pompa. Mazurka, polka e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai buttati anche tu. Siamo. Ma la mia farfalla, questa è stata la mia, scusa, è aprile, se è primavera inoltrata ci sono le farfalle, no? Scusa. Sì, ma Giorgio sta diventando... Giorgio, la farfalla. È un buon gustaio, Giorgio. Ma certo. Faccio qualche saluto. Prego. Allora, complimenti per la trasmissione, siete simpaticissimi, grazie ad Amassa, quindi la Toscana, vai. Viareggio, siamo lì ancora, vorremmo ascoltare la Ciarda, non so se l'abbiamo questa sera. Allora, qui devo dare una tiratina d'orecchie a Riccardo Ambrogini, perché abbiamo dei bellissimi brani, la Ciarda, il Tico Tico, il Volo del Calabrone, insieme ai solisti di Bai Marco, vi proporremo anche questi brani. Andiamo in Liguria, chiamo dal Benga, complimenti, sono Francesca, vorrei mettermi in contatto, come fare? Beh, puoi farlo con i numeri, in sovraimpressione, che trovi sempre qui. Sono Costantino, ciao, come fare per le basi? Per le basi devi chiamare tutte le edizioni, in questo caso Paolo Bertoli, www.bagutti.com, oppure chiamare direttamente Ivan Marchini, 0523, non mi ricordo il numero. 6034. Stiamo dando 10, i numeri, ragazzi. Oppure sul mio sito. Oppure sul sito di Paolo Bertoli, che è www.orchestrapaolobertoli.com.it, non mi ricordo. Comunque, Orchestra Paolo Bertoli su Google esce. Ciao, sono Nino dalla provincia di Messina. Un saluto sempre alla bella Sicilia e complimenti a Bai Marco. Vorrei ascoltare Piemontesina Bella, classico. Classico. Chiamo da San Filippo del Mela. Beh, dove saremo il primo di settembre con un fisarmonicando in piazza, 10.000 persone assicurate in questa piazza. Quindi è una sono tante 10.000 persone, non lo posso garantire. È una testa unica, quindi è una bella soddisfazione, perché in Sicilia, devo dire, insieme alla Toscana, Sicilia, Toscana e Calabria sono le regioni che seguono maggiormente fisarmonicando, grazie a tutte queste emittenti. Quindi grazie di cuore. Ciao, chiamo da Palermo e avrei un desiderio, ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Acqua Azzurra,
Acqua chiara. Bene, ascoltata. Perfetto. E beh, qui un saluto per Paolo, questo nostro amico che chiama da Aulla. Sono Mauro Paganini, vorrei ascoltare Paolo con Calle. Salutiamo Mauro. Lui, saluto anche sua moglie che ci seguono sempre quando siamo in quelle zone di Pontremoli a Aulla. Adesso voglio strappare le linee, poi andiamo subito in musica. Siamo lunghi, regia? No, ok. Ti voglio strappare una promessa, naturalmente per la prossima edizione. Un live, una serata live, tu e Calle qua. Va bene. Va bene? Benissimo. Alla vecchia maniera. Va bene. Ci stai? Certo. Ok. Ok, faccio testimone. Ok. Poi, sono un appassionato di fisarmonica da 60 anni, complimenti a tutti voi, Roberto dalla Toscana. Ciao Roby, saluto tutti gli amici di Tele Riviera, grazie di cuore. Vorrei sapere gli orari del vostro palinsesto, chiamo dalla Sardegna. Beh, dalla Sardegna tassativamente Sky 932, ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 in diretta. Poi, chiamo da San Biagio, vorrei ascoltare Shuri Shuri. Shuri, già fatto. Già fatto anche questo. Tanti auguri di buon compleanno a Carmelo da Patti. Buon compleanno. Patti, buon compleanno. Auguri. Sicilia, Messina, sì. Poi Giuseppe da Iarcuia. Sempre Sicilia. Sicilia, ah, quanti amici. Vi seguo sempre, complimenti, vorrei ascoltare il Carnevale di Venezia, immagino, e la Miglia Vacca, quindi brani classici che se non stasera verranno passati sicuramente nelle prossime puntate. Sono Barbara da Genova, quando verrete da Francalai con Fisarmonicando? Sì, da Francalai prossimamente verremo, saluto questa grande professionista e questa amica alla quale voglio un mondo di bene. Franca, arriveremo, sai cosa vuol dire fare TV? È un grosso impegno, però ti prometto che saremo prossimamente a Genova da Franca. Ne faccio ancora due? Sì, così. Dai, poi... Ciao Bai Marco dagli amici di Caffè 24 dal Friuli, che abbiamo salutato prima, l'emittente. Che ci trasmette in digitale. E vorrei ascoltare Roberto Polisano, Sebastiano da Piacenza, l'abbiamo già passato, quindi era in scaletta questa sera. E questi sono i nostri saluti. Allora ragazzi, regia, ne mando due, poi concludiamo con Paolo Nebertoli. Arriva Fausto Pedroni, che abbraccio. Questo carissimo amico, ciao, è grande professionista, persona simpaticissima, sì. Fausto, come ci Fausto? Conosco, sì, sì. Veramente una bella persona. E poi un motivo che piace tantissimo, ma non avevo ombra di dubbio, perché Ruggero è un grande, lo ascoltiamo con Fiume. Bellissimo. Ok, ci vediamo dopo con Paolo Antonella, purtroppo per i saluti. È finito. Di già? Sì.
cosa facevo da bimbo mi rendeva gioioso e felice. Ora so che anche l'acqua di un fiume ha segreti che serve non dice. Le sue pietre cambiavano colore, tutto intorno la terra era rasa. Io provavo un intenso dolore quando a sera ritornavo a casa. Fiume, scorri fiume, la sorgente ti darà l'acqua che lucente sotto i ponti se ne andrà. Dentro ai miei ricordi i miei piedi bagnerò ed ancora una volta ti verrò. Ora il mondo ha cambiato scenario, l'uomo ha fatto ciò che ha voluto, ha scavato, distrutto, falciato l'erba verde che Dio ci ha donato. Son tornato soltanto da ieri e ho detto a mio figlio dov'eri, dolce vita spensierata età. Dai vai presto che andiamo papà. Fiume, scorri fiume, la sorgente al gran finale. Guardate che roba, queste non sono fisarmoniche, sono capolavori. Guarda, ma il Marco è una cartolina, dicevamo. Sì. Io parlo, guarda, questo qui bisogna fare un manifesto. Sì, il fascino di la bellezza della By Marco e il fascino del produttore. Vi lascio la parola, ragazzi. Ci lascia la parola? Sì, fatti voi. Beh, io la lascio a Paolo perché è stato il nostro gradito ospite, quindi io ringrazio te Marco, ringrazio te Antonella, ringrazio tutti gli amici a casa. Intanto vi auguro anche una buona Pasqua che fa una settimana, sì, 10 giorni, sì, è Pasqua. Sì. Poi Bedonia? Bedonia, l'appuntamento da non perdere il 19 di agosto, Fisarmonica sotto le stelle. E poi tutte le serate che tu farai. Quelle nostre serate per l'Italia. Che possono trovare sul mio sito, le date www.orchestrapaoloberfoli.it. E poi il nuovo disco, poi tante novità, quindi sì, seguite Paolo Bertoli. Io do un abbraccio a Bai Marco, un abbraccio a Paolo che conoscevo già e ho avuto piacere, grazie, di trovare qui. Che dire? Da cosa nasce cosa? Votate ancora. Andiamo, dai. Paolo, votiamo? Proviamo. Certo, anche noi. Ci vediamo allo Studio Z in finale con Da cosa nasce cosa, io, Paolo Berto e Antonella, tutta l'orchestra, perché noi saremo lì. Certo. Garantito. Ciao Paolo. Ciao Marco, grazie. Ciao.
lo sta by Marco e gli Eurofisa vi ringraziano, grazie di cuore. Vai col tico tico. Samuel Rossi, Serena, Beppe Montagna, per voi col Tico Tico, la band di Manolo e Paolo Bagnasco. Grazie!